Le difficoltà sono sicuramente legate a cali di volumi di lavoro e diminuzione anche del portafoglio cliente, come si era già detto l'altra volta. Rimane una grossa incertezza perché, come dire, a seguito dell'ennesimo ritardo degli stipendi abbiamo chiesto un incontro, ma ad oggi non siamo stati convocati, quindi non ci si sa la fotografia dell'attuale situazione aziendale. Comunque il terzo sciopero nell'arco di un mese circa, quindi significativo di una mobilitazione continua. Sì, è il terzo sciopero perché appunto si viene da un periodo in cui era rimasto in ritardo, quindi non pagato entro i limiti contrattuali, lo stipendio di luglio. Grazie alle nostre iniziative siamo arrivati a strappare un 60%, un acconto del 60%. Ad oggi c'è un comunicato aziendale che parla che il saldo di luglio verrà fatto entro il mese di ottobre, quindi non si sa quando. Entro sempre il mese di ottobre ci sarà un acconto dello stipendio del mese di agosto, considerando insomma che le famiglie in questo momento qui hanno anche delle scadenze dei pagamenti da effettuare. Ecco, però i lavoratori continuano a lavorare, cioè non è uno sciopero che blocca la produzione. A che punto è la produzione? Quanto si sta producendo? Piacerebbe saperla anche a noi quanto si sta producendo e a che punto è la produzione. C'è una forte situazione di incertezza, non abbiamo dei ritorni certi da parte dell'azienda, anche perché per mancanza di un incontro che abbiamo richiesto celere. Quindi i lavoratori stanno continuando a lavorare, non hanno comunque sia dei ritmi di lavoro tali da, però ecco, non sono neanche totalmente fermi, ma non si sa con certezza quanto è i volumi di lavoro, quanti sono gli ordinativi, gli approvvigionamenti dei materiali, quali sono le cause che magari determinano un rallentamento. Si sta chiedendo appunto un incontro in maniera trasparente, in maniera seria, insomma. Bene. Bene.